Grazie a tutti di essere qui e siamo qui per presentare questo libro di Carla, Le case di Sofia, e un libro che è stato vagheggiato da tempo da Carla. Era tanto tempo che mi diceva voglio scrivere qualcosa che è un percorso un po' della mia vita attraverso tutte le case in cui ho vissuto. E quindi grazie Carla di avermi dato l'opportunità così di aprire questa piccola riunione parlando delle tue case, ma soprattutto quello che mi ha fatto estremamente piacere è che nel momento in cui me l'ha detto, in cui mi mandava tutti i pezzettini, come li chiamava lei, perché i pezzettini di questo libro che così ha avuto una lunga, non vicissitudine, ma insomma durante il lockdown è stato man mano piuttosto lungo l'invio dei vari pezzettini, mi ha dato l'opportunità di capire anche quanto fosse profonda l'amicizia che ci legava e quante case sue avevo conosciuto anche io. E quindi nei ricordi di Carla mi sono ritrovata anche nei miei ricordi e mi è sembrata una cosa molto bella, perché a parte le case della sua infanzia, che chiaramente non ho conosciuto perché ci siamo conosciuti al liceo, e le altre case le conoscevo tutte, e nel ritrovare i suoi ricordi ho ritrovato anche tanti miei ricordi, perché Carla ha questa capacità proprio anche nello scrivere di riuscire a trasmettere le emozioni che non sono soltanto sue, ma fa vivere anche negli altri, soprattutto per chi l'ha conosciuta bene, come ho avuto anche io la fortuna di esserle amica, e ho potuto anche rivivere tanti piccoli eventi che sono avvenuti nelle sue case. E devo dire che nella parte della sua infanzia ho ripercorso con molta curiosità tutti i suoi racconti. Più che altro mi ha molto colpito il fatto che lei avesse questi ricordi così nitidi, precisi, pur essendo molto molto piccola. E però io poi alla fine sono arrivata a una conclusione, che questi ricordi così nitidi e precisi sono solo di una persona che ha una sensibilità estrema, una sensibilità che si è manifestata sin da quando era piccola ed è una persona che comunque è sempre stata rivolta agli altri con grande amore verso gli altri. E quello che non ho detto prima nell'introdurre questa mia prima così visione del libro di Carla è che questa serata è grazie all'associazione Amici di Quaderni Radicali, e ringraziamo Quaderni Radicali per la ripresa. Radio Radicale. E io ho fatto questa piccola introduzione, ma saranno presenti altri amici di Carla, Marco Rinaldi e Geppi Rippa, che parleranno, ci alterneremo nel commentare un po' questo libro e nel ripercorrere un po' così quello che il libro nella lettura ci ha suscitato. Adesso Marco se sì. Vuoi... Sì, due parole. Allora io l'ho letto due volte, una volta l'ho letto a pezzi e poi adesso l'ho riletto per riprendere un po' la memoria. E questo è un memoir, un libro di ricordi di tutta una vita, insomma, che racconta la storia di una grande famiglia. Ed è il genere di scrittura, il genere di documento che molti di noi desidererebbero fare. Poi alla fine lo facciamo in pochi, no? Lo si fa per se stessi e anche per i figli. Già si commuove. Ed è anche, quindi, una cosa, ripeto, che viene in mente a molti di noi, a me è venuto in mente molte volte di farlo, poi non lo faccio un po' per pudore a volte, insomma. Ma è anche un grande quadro questo racconto, questo lungo racconto della vita di Carla, che è un grande quadro con delle pennellate
date di, colorate di, del colore delle sue emozioni, di una persona che sappiamo tutti quanto è sensibile e con un cuore enorme, strabordante. E quindi questa è la piacevolezza e l'interesse di leggere questo libro. Insomma, lei ci invita nelle sue case, ma più che altro ci invita nelle fasi della sua vita, perché le case sono, sì, sono, danno il titolo e sono la, diciamo l'intelaiatura, però insomma dentro ci sono le emozioni di una bambina, di una ragazzina, di una ragazza, di una mamma, di una nonna, ci sono di una figlia e di una sorella. Quindi sono tutte pennellate molto molto interessanti della, di quella che è la sua memoria emotiva, perché poi la vita è fatta, stringi stringi, è fatta di emozioni. Noi quello che conta nella vita poi sono le emozioni più che le vicende, no? Perché poi è come noi viviamo le vicende, che emozioni ci danno e che emozioni ricordiamo. Ecco, Carla ci ha restituito questa storia, questo ventaglio di emozioni veramente interessanti, scritte molto bene, il libro scorre, si legge molto piacevolmente anche senza interrompersi, e parla di questa famiglia grande, vera, famiglia molto unita, molto, una famiglia insieme. Vabbè, poi parliamo, altre cose da dire, insomma, tra le case ovviamente io l'unica che conosco, casa, no, ne conosco due in realtà, di Carla, una è quella, la casa sugli scogli, e l'altra è l'ultima casa, che però è la casa, ci dice lei, la più importante, poi ci spieghi perché, lì, questo c'è scritto da qualche parte. Continuo. Sì, 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 vai, vai, tranquillamente. Perché mi pare che Marco abbia già toccato una serie di punti che secondo me sono molto importanti e che in parte avevo poi voluto toccare anche io. Però mi piaceva ricordare che è vero che io e Carla ci siamo conosciuti al liceo. Al liceo però è stata così un passaggio abbastanza veloce. Sì, leggerò poi questo pezzettino appunto della conoscenza in cui ci siamo conosciuti. Però in realtà poi la nostra amicizia si è consolidata all'università, perché abbiamo fatto biologia tutte e due e quindi abbiamo proprio studiato insieme. Però siccome Carla scrive con molto brio e con molta vivacità e anche a volte si sorride parecchio nel suo modo di scrivere, allora mi piaceva ricordare come è stato il suo ricordo nell'aula della Sapienza il primo giorno di apertura dell'università. In un giorno di novembre, del quale non ricorda i colori, tanto era emozionata, sola soletta entrò in un'aula enorme della Facoltà di Scienze Biologiche della Sapienza. Si guardò intorno alla ricerca di un volto conosciuto. Quando era piccola, ogni tanto le era balenata l'idea di fare l'eremita, niente di più improbabile, aveva così tanto bisogno degli altri e le piaceva stare in compagnia, non solo per sostegno, ma per lavorare insieme. Sempre si rendeva disponibile, anche se in modo impacciato, verso chiunque le chiedesse aiuto. Continuò a guardarsi intorno e all'improvviso, tra circa 400 volti, riconobbe quello di Marcella, una ragazza poco più alta di lei, che aveva incrociato la prima volta alla prova di educazione fisica dell'esame della quinta ginnasio. Era sorridente in quinta ginnasio, abbronzata, aveva degli allegri pantaloncini turchesi, è un comportamento spigliato e sicuro, ma in realtà io non sono così come mi vedeva lei. Poi al liceo era nella stessa classe di Marco, che era il suo primo ragazzo, nota del redattore, e quindi si vedevano spesso ed erano buone amiche. Marcella le venne incontro, si sedette vicino a lei e per tutti gli anni a venire hanno condiviso gioie e dolori l'una dell'altra. Quindi questo mi piaceva, visto che parlo io, mi piaceva ricordarlo questo momento, perché lei mi vedeva lì in quell'esame di educazione fisica, mi vedeva sorridente e soprattutto sicura di me, spigliata, cosa che io allora non lo ero per niente, forse per lungo tempo non lo sono stata. Poi forse un pochino la vita migliora, fa crescere.
Però poi da quel momento io così ho conosciuto le sue case, la casa della gioventù dove abbiamo studiato insieme biologia e quello che ricordo, ricordo perfettamente la scrivania su cui studiavamo e mi ricordo perfettamente che interrompevamo e mamma Silvana ci portava dei buoni panini col prosciutto. Io non lo so perché, ma ricordo il sapore di quei E le panini al zucchine, prosciutto. che faceva tua mamma. E lei come lei si ricorda? E poi Sì. naturalmente la casa degli Scogli in maniera diversa probabilmente da chi abitava vicino perché anche qui c'è Laura che l'ha conosciuta bene, è la casa degli Scogli e anche Anzi, Marco, quasi negli negli scogli. Scogli. Però in realtà io mi ricordo le domeniche che passavamo insieme con questa grandissima famiglia, come ha detto Marco prima, che comunque si allargava, non aveva problemi. Questo tavolo tondo a me sembrava immenso. C'era un tavolo tondo e questa famiglia si allargava e c'erano piatti per tutti. Potevamo essere tantissimi, ma tutti venivamo accolti con grande amore, con grande amicizia, con papà Turi che preparava gli aperitivi. Perché non so perché io sono legata a questi, ai panini al prosciutto di mamma Silvana durante l'università Gli e gli aperitivi. aperitivi di nonno Turi, insomma di allora di papà Turi. E quindi ecco, la casa degli Scogli che poi hanno rivissuto anche Laisa e Irene, che è mia figlia, perché sono diventate grandi amiche, pure loro hanno vissuto insieme nella stessa casa per 2 anni, Quattro, tre anni, sì. quattro anni, tantissimi anni, quando erano tutte e due single e subito dopo l'università hanno vissuto insieme e andavano anche loro alla casa sugli Scogli e quella casa era magica pure per loro, è stata magica per tante tante persone. Quindi è una sfaccettatura diversa di come ho visto io la casa sugli Scogli e tutta la parte che riguarda la casa sugli Scogli è una parte piena, non solo piena di emozioni, ma piena proprio di grande nostalgia. Nostalgia che forse in parte un pochino adesso si è attenuata con la casa al mare di Marina Velca, però questo, come dire, è un'altra storia. E volevo solo concludere nelle varie case. La casa sul verde la ricordo poco, perché comunque eravamo già un po' grandi, eravamo già con le nostre Bambini. famiglie, i bambini, quindi la casa che lei descrive come la casa sul verde me la ricordo poco. Invece ricordo, sia pure per un attimo, la casa di Cambridge, perché allora in quegli anni casualmente mio padre era addetto navale a Londra e quindi con grande facilità poi noi siamo andati e li abbiamo raggiunti e ci siamo visti, ho conosciuto la casa, ho conosciuto meglio Richard che avevo appena visto perché insomma, l'avevo conosciuto una volta prima del matrimonio e poi al matrimonio. E quindi ecco. Non so, tutto questo percorso di case, io ci sono sempre stata e questo mi ha colpito veramente tanto. Se voglio, Sì, finisco? sì. Ok, finisco e quello che, ma insomma, il grosso, questo è la casa di Cambridge e volevo leggere solo, ecco, un pezzettino di ricordo di questa parte della casa di Cambridge. Sofia continuava ad avere difficoltà nella lingua quando si era trasferita a Cambridge, chiaramente, per cui tutto il giorno era in forte tensione, nonostante Richard fosse protettivo e molto carino. Mai rispose ai suoi sguardi imploranti richieste di aiuto e alla fine la consolava, dicendole che tanto lei riusciva comunque a farsi capire. Alle 9:30 di sera, di solito, si spegneva il suo interruttore della comprensione. Era come avere nello schermo della mente un velo più o meno spesso, che non le permetteva talvolta di cogliere il senso della frase che le veniva rivolta. Con il tempo, man mano, riusciva con minor difficoltà a partecipare alle conversazioni e quando il velo si sollevò del tutto, provò una sensazione meravigliosa. Capire non solo il significato delle parole di qualcuno che parlava una lingua diversa dalla propria, ma anche il temperamento, l'indole, la disposizione d'animo, e questo le regalò una delle gioie più profonde della vita. Il primo mese stettero a Cottenham mentre Richard cercava un appartamentino in affitto tutto per loro. Così si trasferirono a Cambridge, One Union Lane,
Come Banks Number 2, la casa non era piccola, era comoda, due camere, salottino, bagno e cucina abitabile. Alcuni amici la vennero a trovare, anche se solo per un weekend. Stefano, con il suo aplomb e ironia più inglese di un inglese, Marcella e Gianfranco, e pure sua sorella piccola con marito ed il bambino più grande. Poi, concludo, la casa piccolina, pure quella dove è nata Susanna. No, 30 Susanna metri quadri. era sempre comunque piena di amore. Il nido, che è stata la seconda casa della famiglia in Italia, e poi la casa scritta tutta con le lettere maiuscole, come ha messo lei, perché è la casa definitiva, la casa finale, accogliente. E dell'ultima casa, cioè la casa al mare che hanno adesso a Marina Velca, vorrei ricordare una cosa così anche di ringraziamento nei confronti di Carla e Richard, perché comunque ci hanno sempre voluto insieme, soprattutto Gianfranco come architetto, per scegliere le case. E quindi loro non avrebbero comprato la casa se Gianfranco non avesse dato il suo assenso, e di Vabbè, questo anche Gianfranco la ringrazio. E poi io mi in commuovo realtà pure siamo noi a io. Quindi, essere grati. va bene, allora, e se ci quindi. vogliamo proprio commuovere, io riprendo il discorso della casa sulle scoglie perché diciamo, è poi il centro della nostra conoscenza. Per dire intanto che aveva 21 posti letto e questo la dice lunga, voglio dire, sul fatto della famiglia insieme, no? Cioè era già grande, è stata ingrandita per poter contenere 21 in previsione, poi, poi non so neanche se fossero sufficienti poi alla fine, dopo, No, insomma, adesso non lo comunque, sarebbe adesso più. non sarebbero. C'è allora nella casa. La casa sugli scogli, che è proprio sugli scogli, chi non conosce Santa Costina è difficile spiegare. Spiegare che stava proprio sugli scogli. La casa è stata venduta ormai Nel quanti, 2003. quindi quasi 20 anni fa. Però quando io ho l'occasione di passare l'estate nella nostra casa, che è 50 metri, 100 metri, 50 metri di distanza da quella lì, ogni tanto vedo apparire di fronte nel mare un boccaglio. E le pinne. Le pinne, non le, insomma, si vede questo boccaglio e poi si vede emergere Carla. E allora, perché lei va lì a ripetere un rituale, è un rituale della pesca dei ricci, che andava nonno Turi. Andava a pescare i ricci, insomma c'era questa tradizione e lei va lì a pescare i ricci. È una cosa. E poi quindi la chiamo, insomma viene a prendere il caffè, lei non avverte, la devo trovare io il boccaglio. Insomma, e viene lì a prendere il caffè. E quello che noto è che lei questa cosa, questa operazione, questa la fa con gioia, non con rimpianto. È il mio posto delle fragole. È una cosa molto, molto bella e particolare perché la fa con gioia, insomma. No, uno dice: beh, che peccato, non ce l'ho più, quella casa non è più mia, cioè, no, lei va lì tranquilla, prende i suoi ricci perché così si fa, no? E si mangiano sullo scoglio. E si mangiano sullo scoglio. Nel lungo racconto di Carla ci sono tantissimi personaggi, tutti molto descritti, e molto amati. Mi sembra quasi tutti amati. Beh, quasi tutti. Però, tutti, però ci sono poi due giganti, no, nel racconto, no, che escono fuori, che sono Maria e Turi. Che erano insomma due persone. Maria è una ragazza molto generosa, vivace, allegra, eccetera, che purtroppo è andata via presto, e Turi era quello che era, insomma, un grande personaggio, apparentemente accigliato, poi invece pronto al sorriso e all'amicizia, insomma. Vabbè, io avrei tantissime cose da dire e anche domande da fare, però lascerei la parola a Geppi, casomai poi ci riprendiamo, insomma. I due oratori che mi hanno preceduto hanno rubato
il racconto della casa sugli scogli, ma io li ho fregati facendo una postazione del racconto, proprio la casa degli scogli, quindi in qualche misura ho voluto poi anche esprimere, e qui poi entra il personaggio ingombrante e favoloso che è Turi, che in qualche misura ha occupato un po' la scena dei rapporti miei con la famiglia Fasine, perché evidentemente da quell'incontro occasionale che nasceva per una conversazione sul cinema italiano per la rivista Quaderni Radicali, nacque un'amicizia intensa che poi si è configurata fino alla fine con gli appuntamenti mattutini in cui si commentavano le notizie. E la cosa più divertente è che eravamo su due perimetri culturali diversi, un cattolicesimo che per taluni poteva sembrare oltranzista e una sinistra libertaria assolutamente apparentemente concessiva, che non era nell'ordine invece delle nostre cose, ne è nato un dialogo molto vivace e forte che un istante fa, ne parlavamo con lui, spiega come e perché questo paese oggi è nelle condizioni in cui si trova, perché avendo rinunciato alla dialettica democratica e alla democrazia conflittuale dentro l'alveo dello Stato di diritto, ha costruito una melma consociativa dentro la quale si consumano tutti gli aspetti che sono propri del tempo che viviamo, e cioè della assoluta impossibilità a capire che si mantiene un profilo molto determinato per quanto riguarda gli aspetti del tempo complicato che si vive, ma contemporaneamente si ha attenzione a quelli che sono quello che è il governo dei processi collettivi. Perché è importante questo libro? Innanzitutto devo dire che quando Carla mi ha detto ho fatto un libro passando attraverso le case, mi sono un attimo spaventato. Devo dire che io voglio dire, le saghe familiari possono anche avere un elemento che possono suscitare perplessità, in me lo suscitano, e quindi ero sufficientemente perplesso. E invece, un po' come per loro, anch'io ho ricevuto i piccoli segmenti del lavoro di Carla, facendo memoria anche al lavoro che faceva Turi, che nei suoi libri in qualche misura mi portava le anticipazioni, ne voleva un'opinione, erano scritti in modo eccellente. Il libro di Carla mi è piaciuto proprio nella misura in cui, nella sua lievità, è assolutamente denso, e l'occasione di scegliere un percorso, quello del racconto delle case per raccontare il proprio percorso interiore, è molto molto importante, molto, molto significativo, e credo in qualche misura anche senza nessuna arroganza rispetto alla presunzione di raccontare una saga familiare come determinante. No, perché di fatto quella della famiglia Fasile è una realtà importante, perché ha attraversato, diciamo, anche le tappe del nostro immaginario, sì, attraverso la figura di Turi, perché il cinema in qualche misura raccoglieva tutto l'insieme degli ingredienti che rappresentano i nostri caratteri interni. Ma quello che maggiormente mi suscita la riflessione è che Carla racconta come una bambina che racconta il suo percorso, e questo mi ha fatto venire alla mente un altro libro meraviglioso, che è quello di Lori Mazzetti, che era Il cielo cade, un libro scritto da questa nipote di Einstein, che ha assistito all'omicidio delle sue cuginette con Einstein era il cugino del famoso Einstein, e viveva in Toscana, e Lori Mazzetti racconta in questo libro Cade, con l'ingenuità di una bambina, per cui vede anche queste truppe tedesche, non riesce ad avere una definizione, però racconta con la lievità ma anche con la fermezza e descrive tappe che hanno suscitato in noi tormenti atroci, ma con un occhio limpido di una ragazza e di una bambina allora. Perché questo riferimento al libro di Lori Mazzetti? Perché il libro di Carla, tutto sommato, insieme a quello che è stato già richiamato, ha un aspetto anche che suscita il sorriso, cerca anche di ricomporre un po' le storie che in qualche misura ognuno di noi porta dentro di sé. Il racconto della casa sugli scogli è determinante, perché è un punto di sintesi per quasi tutti quanti noi, perché quella casa arriva in un momento della vita anche della famiglia Fasile in cui
anche i nipoti sono ancora piccoli, c'è ancora una possibilità di raccogliere la moltitudine di presenze, di interessi, di emozioni. E in questa chiave, io me lo sono permesso di descrivere nella postfazione, c'è anche questa centralità di Turi, per cui ti conduce agli scogli, si va sotto, si prendono questi scogli, ci si punge, poi dice no, questo non lo sai fare, faccio io con le forbici, poi si mangiano questi, e poi si va a fare gli aperitivi, nel quale viene fuori il profilo di Turi, che è un profilo autorevole. No, questo non va bene, questo non puoi pigliarlo, tu sei piccolo, devi pigliare il succo di frutta. E c'è quindi un'azione di conduzione da parte di Turi che in qualche misura spiega un po' anche tutta la dinamica di questa famiglia. Naturalmente l'approccio con Carla è un approccio derivato, non me ne vorrà Carla, perché evidentemente Turi diventa il mio primo elemento di contatto con la famiglia. Ma lo diventa, perché poi devo dire, il riferimento che ho fatto prima sulla Carla con la Lori Mazzetti, è che Carla mantiene intatta, diciamo, l'approccio della bambina che guarda con meraviglia le cose che gli stanno intorno. Ed è questa meraviglia che veramente è commovente rispetto al tempo che viviamo, perché è una meraviglia sulla quale non si sovrappongono tutte le dinamiche ideologiche, molto spesso estranee ad un percorso interiore che forse in una stagione diversa abbiamo vissuto, oggi lo scenario è profondamente mutato. E quindi credo che in buona sostanza questo parallelo che Carla credo abbia voluto definire nel racconto delle case è in realtà, questa sì, uno splendido racconto di una saga familiare, perché le case, i loro ambiti interni, tu dicevi prima, anche il ricordo così vivido che lei ha rispetto agli oggetti, alle persone, alle occasioni, è un percorso che ne avremo maggiore fatica, ma invece Carla lo racconta con assoluta immediatezza, cioè ha una visione fotografica che consente di ricollocare le varie situazioni. È un pregio importante. Voglio anche aggiungere, e poi vi ripasso la parola per poi aggiungere casomai qualche altra considerazione, che il racconto attraverso le case non è una novità, ma la novità è proprio questo mix a cui ho fatto riferimento, cioè di una persona che legge le case con l'amore, la passione, il coinvolgimento, la tentazione al ricordo, senza però che questo ricordo si sovrapponga come soltanto un elemento di sofferenza. Là suscita emozioni che portano anche al pianto, però suscitano anche un divenire, un work in progress, che è la prova evidente di quanto anche questo percorso che è la nostra vita è anche segnato da tappe sulle quali dovremmo richiamare un'azione del ricordo che non sia retorico, che non sia petulante, che non sia dettato dal politicamente corretto che ci assale da tutte le parti, dall'omologazione a cui vengono collocate le varie situazioni, col mezzo informativo, in particolare quello televisivo, che disegna dei comparti nei quali dobbiamo tutti star dentro e dal quale non possiamo distaccarci, perché quella è l'azione di conduzione delle persone. Ed è anche questa un'altra delle fonti di crisi su quale si potrebbe anche discutere. Quindi, secondo me, il percorso, credo che Carla lo abbia sviluppato senza una intenzione progettuale. Carla ha incominciato a pensare a questi ricordi, li ha collocati attraverso le case, ha confermato la sua identità, che è quella pur sempre di una bambina che guarda con amore, anche se ormai è nonna e quindi questa bambina è anche cresciuta, ma ha mantenuto intatto quella limpidezza che secondo me è la ricchezza di questo libro. No, io aggiungo poche cose. Forse posso fare delle domande? Sì, sono ammessi. No, voglio dire, a proposito di Turi, lei dice tu sei il boss della mia anima. Sì, così è stato. Quindi era un punto di riferimento, insomma, un gigante. Onnicomprensivo. Come Maria è stata l'alfa luco della mia vita. Esatto. Infatti io mi sento una luna, l'ho scritto, non una stella ma una luna, e me ne sono accorta scrivendo, perché uno dei primi ricordi come si chiama la località del mare dei frontali,
Castiglioncello. A Castiglioncello, io sono stata a Castiglioncello che dovevo fare 3 anni a ottobre e poi l'anno dopo ne devo fare 4. Non mi ricordo se questo ricordo ce l'ho quando quasi 3 anni o quasi 4 anni. Ero molto arrabbiata perché i miei giovani genitori, per me distanti, perché io mi ero affezionata a nonna Raffaella, che era la mamma di mamma, perché io li vedevo alti, belli, forti, giovani e quasi, cioè, mi mettevano soggezione. La sera dopo cena, stavamo in una pensione, portavano quasi sempre Maria e si vede la prima volta, mi dicevano delle bugie che neanche io, che ero tanto piccola, ci credevo, perché dicevano no, ma se ti portiamo poi ti fanno l'iniezione, cose del genere, e io ero molto arrabbiata. E siccome la stanza della mia nonnina con Luciana, mia sorella più piccola, stava nella terrazza, nella soffitta, e io stavo vicino che vedevo, ed ero arrabbiata, camminavo avanti e indietro, poi a un certo punto ho visto la luna sul mare, argentea, e mi è piaciuta da morire, e lì mi è passata la rabbia, non me ne importava niente, anzi, non l'ho pensato, lo penso adesso quando vedo me che guardo il mare e la luna, anzi ho pensato meno male che non mi hanno portato con loro, lo penso adesso. E da quel momento, e poi scrivendo, mi sono accorta che a me fa molto piacere pensare di essere una piccola luna che risplende di luce riflessa, cioè mi piace essere la figlia di, la mamma di, la moglie di, la sorella di, l'amica di, molto di più che essere me stessa. Cioè, io sono me stessa, ma attraverso la riflessione delle persone care che ho. No, allora, una domanda molto molto semplice. Come mai è scritto in terza persona? Ah no, questa è perché io sono più pirandelliana di Pirandello. Perché ho pensato, cioè io l'unica realtà che conosco, che è la realtà solo per me, e sono Carla. Ma come mi vedono gli altri? Peraltro nessuno mi ha incontrato dal primo ricordo, che nessuno pensa che io ce l'abbia avuto, invece vi giuro che ce l'ho avuto e avrò avuto 7-8 mesi, perché avevo i piedi in bocca, sapete quando i bambini hanno i piedi che riescono a fare quei movimenti? Ed è stato brevissimo. Solo io ho vissuto da allora questo incanto, perché è l'unica volta che non ero preoccupata, che non c'avevo paura, che ero in uno stato di stupore felice, fino ad adesso. Quindi io per gli altri sono tante Sofia, quante persone mi incontrano in una casa, in un'altra, in un momento, in un altro. Ecco perché l'ho scritto in terza persona. Che poi in fondo è stato quello che ha scritto nella premessa, tra l'altro, lei. Sì, però insomma è come uno schermo anche, no? Un po'. Non lo so, però nessuno, tu mi hai conosciuto, però, io ci avrò avuto 19-20 anni. Sì, sì. Prima non sai niente. 3 anni fa, insomma. Sì. Cioè, no, io così penso, ho detto, io sono sofista. È stata molto dibattuta questa nei vari pezzettini che mandava. Lo scrivo in prima persona, lo scrivo in terza. No, io e no. Richard anche, mi pare, eravamo dell'idea che poteva tranquillamente scriverlo in prima persona. No, e invece lei l'ha voluto. Perché è in prima persona. Sì, praticamente. E lei l'ha voluto scrivere in terza persona. Ma gli altri però non sono Carla. Non sono quella che io sento di essere, di sicuro. Guarda, quasi neanche per te, che mi hai conosciuto che avevo 15 anni. Poi la prima volta magari manco te la ricordi bene, diciamo. No, io quella della allora devo dire, della palestra me la ricordo. Impacciata sempre, una rompiscatole incredibile. Solo quando ballavo io non ero impacciata. Per fortuna tutte le persone che mi hanno incontrato, più o meno tutte, mi hanno visto nelle due versioni. E questa è stata per me la salvezza, perché se io fossi stata solo l'imbranata, rimanevo imbranata. Se fossi stata solo quella che balla così, e quindi devo dire, a me il ballo, che mi viene da lontano, perché è una dote o un difetto, cioè è qualcosa che ho, mi ha salvato, cioè mi ha reso quella che sono anche per gli altri, penso, per quelli che mi conoscono bene. Allora,
A proposito del ballo, una piccola aneddoto. Io mi ricordo che dovevo presentare il mio primo libro. Quindi è una cosa importante, lei aveva vissuto questa cosa che io stavo scrivendo, eccetera, eccetera. C'era sta presentazione e lei mi telefona e mi dice: senti, tu lo sai quanto ti voglio bene, dico, lo so, sai quanto questo libro ci tengo, eccetera, eccetera. Però quel giorno io c'ho un seminario di Zumba. Ho detto, mi arrendo. Senti, c'è una... A un certo punto, oltre alla famiglia, nel racconto c'è un elemento fondamentale, una presenza fondamentale, che è la scuola. La scuola dall'inizio, cioè proprio da quando tu sei andata come studente, diciamo, sei anni prima, fino alla pensione e dopo, diciamo. Sei in pensione? Sono in pensione, ma faccio il sacrificio. E quindi la scuola è importantissima per te. E allora, due cose. Una, che la scuola e la famiglia sono considerate nella sociologia le principali agenzie di socializzazione, e questo sei tu. Perché lo scambio. Il rispetto, io penso di aver fatto il lavoro più bello del mondo, alla fine quasi per caso, perché avevo tanti desideri, tante cose, e alla fine mi sembrava riduttivo, e invece il destino è stato più gentile con me, perché per una questione di 3 mesi, perché io sognavo di fare ricercatore e quindi insegnare all'università. Per fortuna è andata male per 3 mesi, perché i 2 anni per partecipare al concorso di ricercatore li avevo avuti troppo presto, per cui me ne mancavano 3, i 2 anni che servivano. E forse è stata la mia fortuna, perché vi giuro, la scuola da alunna. Oh, io piango tanto. Beh, sono andata a scuola accompagnata dalla mia nonna e vedevo tutti i bambini che piangevano, che si attaccavano alla mamma, alla maestra. Poi io sono andata con nonna Raffaella e vedo i cartelloni attaccati sul muro. Ragazzi, mi è preso un colpo al cuore, allo stomaco anzi, e mi è sembrato meraviglioso. E dentro di me pensavo: ma perché piangono? Ma perché piangono? Tanto è vero che mamma mi aveva detto: aspetta Maria, che faceva 2 anni, perché lei era un anno avanti. Io ero riuscita da papà ad avere il permesso di non andare avanti, cosa che papà solo con me era così gentile. Perché io gli avevo detto: non voglio fare la primina, voglio essere libera. Un anno completo, Maria era di gennaio. A me ha detto che potevo non fare la primina. Vado a scuola, mamma mi aveva detto: aspetta Maria e vieni insieme a casa, che era un pezzettino senza attraversare la strada. Ero talmente felice. Ecco, una cosa che vi voglio dire, cominciando a ricordare dalla prima casa all'ultima, sapete la cosa meravigliosa? Che era come se ci fosse stata una folata di leggero vento su tutti i ricordi, togliendo quelle impurità, quei disagi, perché io delle volte mi sono un po' arrabbiata perché mi hanno usato, mi hanno fatto cucinare un sacco alla Casa degli Scogli per 20-30. Eppure, cara Antonella, il ricordo aveva la forza maggiore, nel senso che le impurità non c'erano più. Viveva solo il ricordo, allegro o triste, ma puro, non so come dire, genuino, capito? Questa è una cosa meravigliosa. Io torno a casa e non aspetto Maria. Arrivo, non arrivo a suonare il cancello, vabbè, sono stata nanerottola da subito, e mi hanno rimproverato. Ma come, ti abbiamo detto dovevi aspettare Maria? Lo sapete? Non me ne è importato niente, perché io ero troppo felice. Poi sono stata felice come mamma di 3 ragazze, perché ho avuto anche la fortuna di averle distanziate, per cui io avevo 3 ordini di scuola nello stesso momento, e questo mi ha aiutato tanto a capire la gioventù. E poi da insegnante, che... da un certo punto di vista io li amo tutti, e non c'entrava niente come andavano, perché secondo me va per vie parallele. Una cosa è la professione, comunicare, dare le conoscenze, il metodo, e soprattutto offrire lo stupore, l'entusiasmo, la curiosità. Un altro è volersi bene,
e io volevo bene a tutti, anzi mi piacevano di più quelli che non studiavano, che erano un po' bizzarri, quelli che non mi assomigliavano mi piacevano di più. E facevo poi pranzetti dopo, quando avevo la casa un po' più grande, cioè io mi sono divertita, laddove la parola divertimento non vuol dire che ridevo sempre, cioè sono stata piena di tante cose, ho studiato, mi sono comprata un sacco di libri per poterli offrire, ho fatto il concorso pure per le superiori, non ho sprecato niente, sono specializzata in patologia generale, l'ho usata perché avevo l'angolo dello sfogo, dove gli alunni potevano venire quando io li vedevo un po' straniti e dove mi dicevano o i malesseri dell'anima o i malesseri familiari, e quindi anche lì la patologia mi è servita a conoscere la patologia generale, perché io offrivo la normalità e la patologia, in maniera che la patologia perdesse quell'affanno, quell'angoscia che a tutti noi dà. Quindi per me la scuola e la famiglia, io ho messo la doppia freccia, anche perché io raccontavo i fatti miei per far capire che siamo tutti uguali, e poi questo li spingeva a dirmi anche a me è successo questo, mamma questo, papà quello, basta. Come vedete, questa bambina discola che riesce a ricordare i 3 anni e mezzo è presente ancora adesso con tutti i suoi caratteri, i suoi connotati. No, voglio ricordare che Carla è anche un'attrice, non dimentichiamo anche questa parte essenziale della sua azione. No, e credo che sia altrettanto importante però richiamare il fatto che, e insisto su questo concetto, il libro non è affatto, sì, racconta una saga familiare, ma non è affatto un qualcosa di oneroso, scivola con una limpidezza assoluta. Questa gradevolezza di lettura, che non è il piacere del testo alla Laurent Barthes, è qualcosa di molto più lineare, gradevole, molto meno complicato, perché purtroppo in particolare la narrativa italiana è troppo piena di dense costruzioni, come anche un po' una parte della nostra filmografia. Non c'è mai una persona che ha un rapporto lineare con una storia, è sempre uno che tiene addosso tutto l'insieme di problemi psicologici, sessuali, conflitto familiare, il padre, una cosa terrificante. In fondo si potrebbe anche fare qualche film un po' più capace di raccontare una vicenda e dargli la collocazione che è una cosa parziale. Invece da noi c'è bisogno di sempre di questa onnicomprensività che poi è sostanza di nulla. E qui invece il discorso che Carla fa è un discorso, Carla è anche prepotente, però la sua prepotenza si smussa, prepotente si fa per dire, perché poi la sua prepotenza non ha nessuna forma concreta, perché dentro di lei prevale la bambina che, la cui curiosità prende sempre più forma. Il racconto delle cose nelle case non è un fatto secondario, perché è anche una collocazione degli oggetti che fanno delle case anche il luogo in cui si sono consumati degli eventi, ma è anche il racconto di una crescita da bambina, da moglie, da mamma. Tutto questo insieme di ingredienti fanno capire come il racconto delle case è anche il racconto di una interiorità. Allora io volevo chiedere a Carla quanto, ma scusami la provocazione perché io ritorno alla premessa che mi ha accompagnato, quanto ha influito una personalità come Turi nel tuo processo di crescita e anche come è stato vissuto da te anche in relazione alla struttura che sono quelle delle case e i margini. Per esempio nel racconto c'è questa tua conquista del piano della stanza di Maria, per esempio, nel quale c'è un racconto molto importante. Maria, come ci dice Carla, è un mito all'interno della famiglia, ci ha lasciato troppo presto, però è anche una conquista quella stanza all'ultimo piano, dentro la quale si consumavano anche rapporti e relazioni, e il meccanismo della curiosità che accompagna larga parte della sua vita e che ancora resta intatto adesso. Ecco, qual è il rapporto, in quale misura la prepotente e intensa figura di Turi e dall'altra ingombrante e la figura tenera ma anche molto attenta di Maria hanno accompagnato questo tuo percorso ricerca interiore che il libro ci consiglia? Beh, papà era, come per tutte le figlie femmine, il principe proprio, no? Inizialmente
E poi io devo dire la verità, lui era severissimo, ma io non mi stanco di dire che è vero, ci metteva in fila dopo pranzo, tu che hai fatto l'autodenuncia, poi un po' di schiaffi, le punizioni. Quando racconto questo, oddio, adesso andrebbe in prigione. Ma non c'era solo questo, c'era anche gli spaghetti di mezzanotte il sabato, che ci svegliava, lui tornava sempre tardi, e faceva il sugo, cioè c'era dell'altro, non c'era la severità e basta. Comunque mio papà per me è stato molto ingombrante e io l'ho chiamato il boss dell'anima. Io ho obbedito sempre, ma io ho obbedito a tutti, a me bastava dire quello che pensavo, non volevo vincere o fare quello come volevo io, lo facevo come volevano gli altri, anche per quieto vivere. Comunque mi sono ribellata solo alla fine, perché mi mandava, siccome mia mamma è stata male sette anni e mezzo in posizione orizzontale, mi mandava da tutti i medici e mi diceva cosa dovessi dire io. Una volta ho detto quello che pensavo io, che peraltro non ha cambiato la situazione, perché mio papà aveva questa fiducia nella medicina così infantile, cristallina, come se avessero avuto la bacchetta magica. E però io devo dire che penso che effettivamente lui nei miei riguardi sia stato molto più comprensivo, ma non perché lo volesse essere. Io ero quella che gli assomigliava di meno, perché io avevo paura, io sono nata con la paura e poi avevo l'ansia, la preoccupazione, il senso di disagio. Maria invece era una, con una sicumera, noi dicevamo. Luciana è canterina quando era piccola, tutta sorridente. Quindi io ero quella che ero più diversa da papà, che lui aveva di sé un'opinione molto concreta, forte. E quindi forse perché assomigliavo di più a mamma, io sempre perennemente col senso di colpa, e quindi con me è vero è stato più comprensivo. Poi sono nata con un occhio mezzo chiuso, che io non ho visto, l'ho visto solo quando avevo 2 anni e mezzo, e per 10 anni non mi sono più specchiata. Però penso che forse abbia influito anche il fatto che la mia nascita abbia creato un momento di preoccupazione, perché credo che fosse tutto rosso qui, perché era un angioma cavernoso, per cui se facevo così c'era tutto rosso, non lo so, o perché ero così, perché ero paurosa, ero fifona, mi sono aiutata con la trottola. Però io le ho superate tutte le paure, tant'è vero che poi, siccome sono una cefalalgica, ho girato più di notte al buio, quel buio che mi metteva tanto paura, per non svegliare la famiglia. Quindi non lo so, papà è stato importantissimo. E Maria era la mia consigliera. Io andavo sempre da Maria. Andavo sempre da Maria, non da mamma, perché mamma, se tu gli dicevi una cosa, che hai fatto? Ah, ti capita questo perché di sicuro sei colpevole, quindi accentuava il mio senso di colpa, perché mamma pure viveva nel senso di colpa. Mamma permetteva che papà ci fosse a casa 24 ore su 24, gli raccontava tutto, veramente, quindi è stata brava. Ma io dico sempre che papà, insomma, c'ha un certo nome e tutto quanto, ma mamma è stata una grande moglie, una grande mamma, perché noi sapevamo che lei era forse più moglie che mamma, ma siccome era una bravissima mamma, non ci ha fatto essere gelosi, non ci ha fatto pensare perché lei è stata bravissima. Ma di domande, in realtà con Carla abbiamo sempre talmente sviscerato tutta la storia della sua famiglia. Beh, già ho reso partecipe, posso dire come altro piccolo episodio che comunque la casa, soprattutto la casa della gioventù, io ho conosciuto mio marito a casa loro, quindi voglio dire è stato sì, in una, perché lui era compagno di scuola di Maria e quindi niente, poi avevano organizzato una festa, credo, io per il compleanno, testimone al suo matrimonio, e viceversa, siamo stati testimoni al matrimonio. Quello che voglio dire è che in fondo tutta questa storia
ha poco sfondo storico, no? Questo ne abbiamo parlato. Vale la pena mettere uno sfondo storico in tutta questa storia? C'è un po', 68, c'è un pochino il 68, però, sì, però nello stesso tempo, come hai detto tu, è talmente tutto limpido e cristallino che scorre tutto veloce e sei più interessato alle emozioni e lo puoi collocare in qualunque momento. Cioè non è quello che si snoda e che si dipana in tutta questa storia, è qualcosa che si aggancia al momento storico, si aggancia all'anima, al cuore, ai sentimenti, alle emozioni, e quindi come tale va letto in questi termini. Io dico sempre che, come ho conosciuto Carla, avevo scritto due parole, ma non so, non vorrei, che come è stato già detto, per me è la storia di una grande famiglia, anzi di più famiglie, perché poi alla fine si diramano nelle varie famiglie dei quattro fratelli Vasile, e nel leggerlo si entra e si esce dalle case. Questa è una cosa che mi ha incuriosito, no? La sensazione di entrare, poi però si esce, poi si rientra, e si partecipa a tutto, alle gioie e ai dolori, ma anche si sorride. La storia dell'incontro tra Carla e Richard a Cambridge io l'avrò sentita, non so, 10, 20, 30 volte. Beh, ogni volta io e Gianfranco ridiamo come matti quando loro... Perché tra l'altro Carla ha una capacità dialettica e anche di esposizione che non è nel normale, cioè non è di tutti, è di qualcuno che sa veramente trasmettere quello che prova. E quando racconta la sua storia con Richard lo sa, è troppo troppo divertente. Leggetelo, cioè non ho preso nessuno, perché quella parte lì è veramente divertentissima. E quindi non so, volevo chiudere solo con questo, che se per me è stato bello leggerlo, anche pezzettini, poi la riunione, e poi ne abbiamo discusso, ci siamo visti ai bar e abbiamo, vedevamo i pezzetti, ma togli questo, metti questo, forse è meglio metterlo prima, metterlo dopo. Però io penso che si possa conoscere il grande animo di Carla e la sua immensa capacità di amare le altre persone, tutte le persone che gli stanno vicino. Come ha detto prima, lei ama tutti quelli che le stanno vicino, perdona tutti. Questa è una cosa che è veramente di poche poche persone. Ecco, questo. Marco, poi chiediamo a Carla di leggerci un capitolo del libro e chiudiamo su questo. Sì, no, io avrei tante cose da dire. Mi ha colpito alcune cose. Una è quella che te per un bel po' di tempo nella tua infanzia e forse anche nella prima giovinezza eri cuore di pietra. Sì. Che è pazzesco. Era considerata a casa, la chiamavano cuore di pietra. Dicevano tanto Carla, non capisci. E invece tuo padre è stato il primo che mi ha fatto ti ha liberato in qualche modo. Avevo 16-17 anni a Santa Maria. Quindi pensate per quanto tempo dicendo guardate, detto, lei non la conoscete, lei è sensibile. È stata una liberazione, Perché io ero pure contenta quando sentivo tanto Carla non capisce, che parlavano i fratelli. Perché pensavo che fosse giusto così, che uno non doveva mostrarsi. Io pensavo di essere un soldatino in questa vita così difficile. Ma perché perché io non avevo fiducia in me stessa. Quindi ti trinceravi dietro... Sì, comunque il boss dell'anima te l'ha restituita questa fiducia. Beh, no, non a caso era il boss dell'anima. Ecco. Allora, se siete d'accordo, passiamo la parola a Carla per leggere questo capitolo. Io volevo soltanto due righe. Chiudere con questo capoverso. Tutto si riposiziona, ma resta il sapore intriso di nostalgia e di un mix di gioia e tristezza che riporta una normalità sotto la quale pulsa il nostro mondo interiore, che forse le case fanno riemergere di tanto in tanto. A te la parola per questo capitolo. Esperienze si cresce. Sofia si stupisce sempre rispetto alla complessità dell'essere umano, nel quale possono coesistere dolcezza e violenza, comprensione e indifferenza, rigore e trascuratezza. Si rende conto quanto sia importante qualsiasi esperienza. Alcune evaporano, altre perdono il pathos e contribuiscono a formare il bagaglio della conoscenza. Altre ancora, come pietre miliari della parte emotiva, sono la prova di un dolore senza tempo.
il dolore della perdita. La delusione del primo amore si stempera in tenerezza. Il ricordo è testimone di una parte importante della vita, quella dei sentimenti. La reazione del fratello di fronte alla mancata violenza la fece sorridere. Voleva andare a menare il responsabile. E anche Maria sdrammatizzò. Quando Sofia le disse che voleva morire come Maria Goretti, la rimproverò. Era irragionevole voler espiare le colpe altrui. Così, aiutata dai fratelli, lo spiacevole evento fu archiviato come monito a concedere fiducia solo a chi se la merita. In quegli anni tutte e tre le sorelle presero la patente, naturalmente, anche se fu promossa al primo tentativo, è stata delle tre la più timorosa e impacciata. Si presentò all'esame con un cuscino tipo coperta di Linus. Chissà se l'hanno promossa perché si erano inteneriti. Nonostante potesse prendere la macchina per andare all'università, i brutti sogni, o meglio gli incubi che la salivano di notte dove falciava tutti i pedoni che incontrava, la spingevano a rimandare al giorno dopo la prova all'università con l'auto. Quando si avventurò nel traffico di Roma, ad ogni fischio si fermava, nel dubbio avesse fatto un'infrazione. A poco, con i suoi tempi, già sperimentati da piccolina, cominciò a guidare con scioltezza e piacere, con lo stradario a portata di mano, e la macchina divenne sinonimo di libertà. E comunque fu più brava della mamma, che prese la patente per amore del papà, ma non guidò mai. Nel frattempo anche Maria aveva cominciato a soffrire di calcoli al rene e così per ben 7 anni il trio, nonna Raffaella, Maria e Sofia, andavano a Fiuggi per fare la cura di 12 giorni con l'acqua dalle proprietà curative. Ma non erano le nipotine ad accompagnare la nonna, come sarebbe stato naturale, bensì il contrario. Le due fonti, Bonifacio VIII per la mattina e Anticolana per il pomeriggio, sono dei meravigliosi parchi che rallegrano la vista, ma i ricordi più belli riguardano l'orchestrina che per circa 2 ore, allietava tutti con musica e ballo. Sofia fu molto fortunata, incontrò un ragazzo, Antonio, che amava ballare quanto lei e per quasi tutti gli anni si ritrovarono rendendo molto più sopportabile la cura. I musicisti le dissero che ogni estate l'aspettavano perché con la sua energia dava loro la carica e moltissimi anziani, soprattutto signore, l'abbracciavano forte con gli occhi lucidi perché ripensavano alla loro giovinezza. Sofia era proprio felice perché la sua gioia era condivisa. In più si rese conto di quanto ballare fosse terapeutico. Infatti per lo sforzo, dopo 2 o 3 giorni, i polpacci diventavano dolenti e camminava con fatica. Ma appena la musica iniziava, ogni dolore passava e lei, leggera, volteggiava in armonia con il mondo. L'incanto si interrompeva appena la musica cessava. In quel periodo, soprattutto per le due sorelle, ci fu la stagione dell'amore. Alla sorella grande interessavano i ragazzi ai quali lei non interessava e viceversa, fino a quando non incontrò l'amore vero. La piccola era molto seducente e corteggiata. Per quanto la riguardava, lei non crede di essere stata corteggiata e comunque non le sarebbe piaciuto. Si accontentava che tanti di tutte le età avessero piacere di parlare con lei. Alcuni amici le dissero che però, incontrandola per strada, appariva molto diversa quando era da sola. Camminava a testa bassa e sembrava voler sparire. Era convinta che non avrebbe mai potuto avere una storia sentimentale fotocopia della prima, con passeggiate, telefonate, concerti e quant'altro. Il destino l'ha accontentata. Infatti ho avuto una storia che era completamente incredibile, diversissima, perché io non avrei potuto avere qualcosa che si ripeteva. Ed è Richard. Bene, grazie e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.